Dylan, diciamo, è una parte della mia vita perché naturalmente sono 13 anni che abbiamo passato insieme e è tutto per noi. Oramai è diventata una persona di famiglia, come un figlio, molto molto affettuoso, perché sono delle anime pure, cioè non hanno nessun condizionamento, secondo me. Normalissimo, cioè che una persona che ha un cane in casa da 13 anni lo voglia bene, lo ami e cerca il massimo per lui, anche nel momento in cui, poverino, ha dei problemi importanti. E quindi mi sono sperimentato, io da solo mi sono inventato questo carrellino, sono andato da un fabbro, gli ho fatto fare questo carrello con le misure giuste che io ritenevo adeguate. Certo, non è il massimo che vuole che le dica, però il fatto che lui esca, vada nella strada, sente gli odori, gli umori, vede il gatto, per lui diventa un qualcosa non dico di normale, ma che rasenta la normalità. Nel 2005 io purtroppo ho avuto la perdita di mio padre e naturalmente io ho pensato, non naturalmente che volessi sostituire cioè mio padre, però che ci potesse essere qualcuno che mi potesse far distogliere dal pensiero di questa perdita, e quindi l'ho accettato. In un primo momento, quando io ho visto questo post, mi sono un po', insomma, indispettito, e poi ho visto tutti i commenti di tutte le persone e a quel punto, cioè, ho fatto marcia indietro e ho detto no, questa è una cosa che secondo me deve andare sui social, perché è positivo che c'è gente che ama i propri cani, ma non c'è gente, la normalità delle persone che hanno un cane, ama i propri cani.